lancia con un buco di fico difensivo della Salernitana. Hubner se ne va, ma rinviene molto bene Giuliano. E poi Bizzarri a graziare Chimenti. Manca tra i Granata lo squalificato Grassadonia, lo sostituisce come centrale Cudini. Salernitana alla replica con Ferrante, l'opportunità sfuma perché rinviene un difensore Cesenate. Calcio di punizione affidato a Tudisco, il pallone sfiora l'incrocio dei pali. Riprova il Cesena in avanti, guardate Chimenti, di pugni respinge. E stavolta l'ingenuità difensiva è fatale alla Salernitana. Facci tiene in gioco Hubner che si presenta tu per tu con Chimenti. Il portiere riesce anche ad intercettare, ma il pallone lentamente termina in rete. 1-0 al 28esimo. La Salernitana va alla replica e Grimaudo fa la prova generale del tiro che gli consentirà più tardi di fare il 2-1. Nel frattempo però il Cesena raddoppia. Piangerelli va al tiro, Chimenti forse attende il cross. Risultato, portiere fermo da un lato, pallone dall'altra parte. La Salernitana non si arrende, cross di Facci, traversa di Tudisco. Ed ancora Grimaudo, azione molto simile a quella che abbiamo visto in precedenza e il gol del 2-1. Breda e Pisano in campo nella ripresa al posto di Grimaudo e Giuliano. Subito uno splendido triangolo, grande opportunità clamorosamente fallita da Pirri. Gli errori si pagano, il Cesena in contropiede. Facci spinge, Hubner, calcio di rigore. Alla trasformazione si presenta lo stesso centravanti, portiere da una parte, pallone dall'altra. Non è finita, il tiro di De Silvestro non trattiene Micillo. Scuguggia, spinge Pisano, nuovo penalty. Pirri fa sedere il portiere Cesenate, ma Micillo ci mette ugualmente una mano e il tiro centrale viene neutralizzato. Calcio di punizione, tira Logarzo, autogol di Rivalta. La partita si riapre nel finale, ma Tudisco non riesce a trovare il varco giusto.